Ciao a tutti e benvenuti a OVS Active, io sono Fabio Inca, lui è Marco Torrieri e insieme vogliamo farvi vedere degli esercizi specifici per il runner, ma non in pista, non durante le ripetute. Prima dell'allenamento o alla fine dell'allenamento ci sono degli esercizi di attivazione per i piedi che sono veramente molto importanti. Vediamo subito il primo. Avanti e indietro, come se stessi spingendo su un acceleratore. Che cosa stiamo facendo? Stiamo attivando fino al soleo e riusciamo in questo modo a sensibilizzare questa parte del nostro corpo, ovvero i piedi, che sono fondamentali. Se voi poteste vedere qui, Marco sta spingendo anche con le dita, perché in realtà, se ci pensi, le dita sono una parte fondamentale del piede e della spinta. Quindi non commettere l'errore anche tu di sottovalutare l'allenamento dei tuoi piedi. Potrebbe bruciare già dopo qualche ripetizione. Io invece voglio che ne fai perlomeno 50, ok? 50 di seguito, sentendo bene l'attivazione fino al soleo. Questo è il primo esercizio di oggi. Vediamone un altro. Adesso Marco lui sistema l'elastico per dargli una resistenza. Stiamo lavorando sempre su questo piede. Lui fa un piccolo movimento. Guarda, uno e due. Sta andando verso di te con il piede. Sta facendo un movimento piccolo. Fallo ancora più lento così si vede bene. Piano, va verso l'esterno. In questo modo stiamo lavorando con i peronei. Anche questo è fondamentale nella prevenzione, perché quando corriamo poi riusciamo in questo modo a utilizzare tutta la porzione del piede e utilizzare la massima spinta di tutta la parte che interessa il nostro appoggio. Vediamo il terzo esercizio. Torniamo con l'elastico soltanto tenuto con una mano e da qui andiamo verso l'interno. Quindi prima abbiamo fatto un tergicristallo verso fuori, adesso lo facciamo verso l'interno. In questo modo lavoriamo ancora con i tibiali e questa attivazione ci permette di prevenire anche, sai, quelle storte, quegli infortuni, tutte quelle piccole cose che noi trascuriamo ma in realtà diventano fondamentali quando vogliamo migliorare performance di secondi. Perché questa è l'atletica, bisogna migliorare minuti, secondi, decimi di secondo in alcuni casi. Grazie per l'ascolto, ci vediamo al prossimo video tutorial. Fabio Inca, OVS Active.